Un convegno a Strambino che si avvia verso un futuro di territorio sempre più sostenibile, sempre più attento alle esigenze degli abitanti. Savino Beletti, sindaco ormai da tanti anni, una buona esperienza per promuovere il proprio paese. Sì, per promuovere il paese, per promuovere il territorio, dal punto di vista pubblico e dal punto di vista privato. Qui noi abbiamo diviso il convegno in due parti, la parte pubblica che noi spiegheremo insomma cosa abbiamo fatto in questi anni e che cosa intendiamo fare per il futuro, dall'altra parte poi nella seconda parte le aziende presenteranno questa panchina intelligente che è una, diciamo così, un obiettivo importante e secondo me è una prospettiva positiva, un'immagine anche positiva per il territorio. Quanta è l'importanza della tecnologia e della conoscenza della tecnologia per il futuro di una città piccola o media o grande? È importante perché dal punto di vista della comunicazione intanto per esempio accorcia le distanze, il potersi comunicare attraverso la fibra o attraverso anche semplicemente internet è già un problema per la nostra zona, quindi già riuscire a fare i collegamenti e quindi creare una sorta di territorio smart potrebbe già essere un primo obiettivo. E poi io penso che bisogna smetterla di rincorrere gli altri pensando che in Europa ci siano delle cose diverse da quelle o siano più bravi o che ci siano delle cose diverse rispetto a noi. Noi siamo bravi come gli altri e dobbiamo impegnarci in questa direzione. Gisella Milani, presidente del Comitato Piccola Industria del Consorzio Imprese Canavesane, un progetto che coinvolge tre territori, Lanciano, Follonica e Ivrea. Di cosa si tratta? Esatto, è un progetto che è nato appunto all'interno del Consorzio Imprese Canavesane che io presiedo e ha visto, è partito già nel 2011-2012 e all'interno di questo progetto siamo riusciti ad aggregare non soltanto esperienze sia di amministrazioni comunali e di imprese del nostro territorio, ma anche di altri due territori gemelli in qualche modo con noi, che sono Follonica e Lanciano. Abbiamo già fatto un incontro l'anno scorso a giugno al Bioparco, dove abbiamo invitato gli altri territori, poi siamo stati a Lanciano in 12, una delegazione di 12 persone di Ivrea, due giorni a sviluppare progetti su Smart City e su turismo, e adesso ci stiamo preparando per l'incontro di Follonica a novembre e l'occasione di oggi è proprio quella di presentare la panchina intelligente di cui parlerà il mio collega e che sarà presentata anche all'interno del progetto Smart Ivrea della passerella che è sulla Dora, che è di prossima inaugurazione. Valerio Dagna della Net Surfing. Una impresa attenta alle esigenze dei cittadini e della società che qui presenta una curiosità, la panchina intelligente. Di cosa si tratta? È un progetto, una scommessa che è nata tra sei aziende canavesane e sostanzialmente sul tema della Smart City noi abbiamo sviluppato questo progetto che vuole enfatizzare il concetto di aggregazione tra giovani, informazioni turistiche e servizi ai cittadini. La panchina, proprio in questo senso, offre una serie di funzionalità e sostanzialmente permettono di, verso i giovani, ad esempio, avere dei servizi di accesso ad internet via wifi, connessioni di dispositivi mobile attraverso porte USB, oppure informazioni turistiche, ad esempio attraverso dei codici QR posizionati sulla panchina che possono fornire informazioni in base al posto dove viene collocata, ad esempio informazioni relative ai mezzi di trasporto se collocata una pensilina di un autobus o informazioni storiche se collocate in una piazza. E anche effetti visivi, cioè qualcosa che permetta anche di migliorare il posto dove viene collocato, quindi con effetti di illuminazione a LED, ovviamente sempre con un occhio attento al risparmio energetico. E la panchina, tra l'altro, è un progetto modulabile, quindi che si può adattare a seconda delle esigenze dell'arredo urbano in cui andrà piazzata.